Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Galeau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Raimon Sassari Cassano Magnago. È la decima giornata della Serie A Gold con le squadre intente a salutarsi al centro del campo. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità da Cassano Magnago con Matteo Bellotti, che ha portato in Sardegna il numero 12 Monciardini, il 19 Saita, il 27 La Bruna, il 29 Branca, il 30 Bassanese, il 43 Salvati, il 44 Kabir, il 77 Dorio, l'81 Visentin, l'85 Massa, col 91 c'è Savini, col 93 Riva e col 99 Albanini. Per quello che riguarda invece la squadra di casa guidata da coach Luigi Passino, con il numero 1 Spanu, col 4 Aldini, col 5 Nardin, col 6 Carta, col 7 Mura, col 8 Kerin, col 9 De Oliveira, con l'11 Bronzo, col 13 De Logu, col 15 Alilkovic, col 17 Bomboi, col 18 Pintori, col 22 San Paolo, col 23 Gurbavac, col 33 Burzic e col 44 Mijatovic. Sassari reduce dalla sconfitta di Pressano, terza in classifica, quota 13, staccata di tre lunghezze dalla capolista Brixen, che ha comunque ancora una partita da recuperare rispetto alla squadra sarda e a buona parte delle squadre del nostro massimo campionato. Dall'altra parte Cassano Magnago, che apre la metà destra della classifica, ottavo posto con 9 punti, squadra lombarda che ha equamente diviso vittorie, pareggi e sconfitte nelle 9 gare fin qui disputate. Sassari che invece ha vinto 6 volte, pareggiato una, persa 2 ed è imbattuta su questo terreno di gioco. 4 gare disputate, 4 vittorie ottenute contro Fondi Romagna, Campus Italia e Siracusa, ormai quasi tutto pronto per l'inizio delle ostilità agli ordini dei signori Alex Passeri e Stefano Rinaldi. Sassari che nel corso di questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione, maglia rosso-blu e pantaloncini blu, classica divisa con maglia bianco-amaranto e pantaloncini amaranto invece per la squadra guidata da Matteo Bellotti, che è reduce sì da una sconfitta contro Brixen, ma decisamente di misura contro l'unica squadra a punteggio pieno nella Serie A Gold. Si aspetta il primo fischio dei direttori di gara, che arriva in questo momento, muove il primo pallone della partita a Sassari. Come di consueto, giocatori che si scambiano il pallone per prendere confidenza con l'attrezzo principale del mestiere, e allora si può giocare. Nardin. Burzic. Kerin. Burzic da Mijatovic, servito vicino a Nardin. Burzic mette un piede dentro la linea dei 9 metri, non inizia benissimo la partita di Sassari, che perde il primo pallone della gara. Prima iniziativa offensiva anche per Cassano con Savini. Mazza va in ala da Branca. Mijatovic con un piede fuori dalla linea dei 9 metri. Savini sale, partecipa alla circolazione Dorio. Ora Mazza. Savini ai 10 metri, mette palla per terra, sfrutta il lavoro del suo pivot per mandare a referto il primo gol della partita. Dall'altra parte subito Burzic per Kerin, si accentra Mijatovic che mette palla per terra, poi va da Kerin che viene raddoppiato dalla coppia difensiva composta da Mazza e Dorio. Intervento irregolare e il gioco che è già ripartito dai 9. Burzic, Mijatovic, Burzic da Kerin, muovono palla centrale e terzini della Raimond. Burzic lavora a Lilkovic, Kerin a cercare il primo gol della partita, respinge il portiere di Cassano, raccoglie e più reattivo di tutti sulla palla vagante Bronzo, arriva il pari a quota 1, primo gol della partita della Raimond firmato da Umberto Bronzo, al quale replica immediatamente Federico Mazza, riportando in vantaggio la squadra bianco-amaranto. Fermato Mijatovic, ma il fischio va contro Savini, che è entrato in rotta di collisione con Alilkovic. Burzic, Kerin scambiano 33-8, coinvolto ora Mijatovic. Kerin
Mijatović, Brzic schiaccia a terra per Lilković, ricezione sui 6 metri, arriva la parata di Albanini, se l'ha vista non ci inganna, ora Savini per Mazza, parata di Riva e non di Albanini. Mazza ricevuto da Branca, Savini, Salvati, Cassano con la palla in mano per trovare il primo doppio vantaggio della partita. Dorio, Salvati, Mazza, Savini prova a depistare con un paio di finte Kerin, tiro parato da Spanu ma viziato dall'irregolarità della difesa sarda. 3:20 giocati nel primo tempo, 2-1 Cassano Magnago, Savini, Salvati, Mazza, aggressivo Bronzo sul miglior marcatore stagionale di Cassano Magnago, intervento della difesa locale che vizia la palla persa. Kerin, Brzic, Mijatović prova a liberarsi di Dorio che fa valere tutta la sua fisicità, si alza Brzic, il tiro è alto, guadagna la metà campo offensiva a Cassano. Savini ha ricevuto da Salvati, un'occhiata in ala là dove all'incrocio delle righe non può ricevere Saita. Salvati, Savini da Dorio, dentro al campo ora Mazza che torna dall'altro terzino, mette palla per terra Savini, ancora per Salvati, Mazza sta con lui Bronzo, tira Savini sul palo, raccoglie Brzic, rientra bene però Cassano, il palleggio di Kerin rallentato da Savini, a terra Lilković, duello con Dorio e per il numero 77 il primo 2 minuti della gara. ...120 secondi di superiorità numerica dunque per la Raimond che ha segnato solo un gol con Bronzo in poco meno di 5 minuti giocati nel primo tempo. Brzic ha scambiato con Mijatović, si cambia lato andando da Kerin. Mijatović si alza, deviazione del muro, non fa in tempo a tenere il pallone in campo Riva e allora il gioco è già ripartito dall'angolo. Kerin, Brzic, Mijatović si alza ai 10 metri, Kerin schiaccia a terra in ala per Bronzo che va a bersaglio per la seconda volta in questo pomeriggio, giornata o meglio gara che apre la 10ª giornata della Serie A Gold. Nel corso della telecronaca la prima pausa utile, vi daremo lettura di quelle che sono le altre partite che compongono questa tornata di campionato. Savini, Salvati, Saita, Mazza, Branca taglia in posizione di doppio pivot, pallone ora per Salvati rallentato da Lilković. Dai 9 giocherà la palla Visentin che nel frattempo ha debuttato nella partita, Savini con un paio di cambi di direzione, poi Mazza abbracciato illegalmente da Bronzo. Il palleggio di Savini, lavora per lui Visentin, non c'è fallo della difesa e allora Spanu da Brzic. Arrivano Savini, Mijatović a cercare Nardin, intervento falloso di Salvati. Brzic ha scambiato con Mijatović, servito da Miralilković. Sassa rimette la testa avanti, 6:30 sul cronometro del primo tempo, ha segnato Damira Lilković. Ora Mazza che scambia con Branca, muove palla a Cassano, è rientrato Dorio. Mazza, Salvati, ora lui da centrale e Savini da terzino, palla un po' bassa per il 43, Mazza per Savini che cerca la porta senza trovarla, ora fa fatica a far gol Cassano Magnago. Kerin dentro il campo, forza la conclusione
perde un po' la maniglia, pallone che termina ben distante dai pali della porta, difesa da Niccolò Giulio Riva. Mazza, ancora l'ottimo lavoro di Bronzo, Savini fermato da Kerin, a terra Giacomo Savini, un giocatore tornato a Cassano dopo le esperienze con Nizza e Guadalajara. Si riparte dai 9, si riparte da Dorio. Savini. Dorio guardato a vista da Mijatović a un lato, a Lilković dall'altra, Mazza per Salvati, ancora Mazza che si ritaglia lo spazio per il tiro dai 6 metri, parato da Spanu che poi para una seconda volta su Dorio. Doppio strepitoso intervento di Spanu che nega il terzo gol a Cassano Magnago. I ragazzi di Bellotti hanno ancora però la palla tra le mani. Savini, Mazza, Salvati pensa per un attimo al sottomano, poi Mazza spedito per le terre da Kerin, stessa sorte che spetta a Savini, livellato al suolo da Bronzo. Arbitri che fermano la partita e dunque, come promesso, vi ricordiamo che le altre partite di questa decima giornata della Serie A Gold sono quelle che vedranno impegnate Brixen contro Bolzano, Fasano contro Conversano, Merano e Pressano, Romagna contro Campus Italia, Fondi Siracusa e Rubiera Carpi, per una classifica che al momento vede Brixen in testa con 16 punti, a 14 c'è Merano, a 13 la coppia Sassari Conversano, 12 punti per Pressano, 11 per Fasano, 10 per Bolzano a chiudere la metà sinistra della classifica. Cassano 9, Siracusa e Fondi 7, Rubiera 4, Campus Italia 3, Romagna 1 e Carpi 0. Questa è la situazione nel nostro massimo campionato di pallamano maschile. Ancora l'ottimo lavoro di Bronzo che sta fino a questo momento decisamente ben arginando Mazza. Savini costretto ad allargarsi dalla fisicità di Damira Lilković. Attacco di Cassano sotto passivo, quasi 9 giocati, Salvati per Mazza, ancora Lilković. Deve affrettare il tiro Cassano. Dorio, Mazza sul muro, blocca Spanu. Burzic avanza in palleggio. Applausi di pubblico e panchina. Alilković, Mijatović, Nardin. Kerin, Burzic, Alilković. Kerin riceve ben distante dai 9 metri Mijatović. Kerin mette palla per terra, lavora per lui Alilković, sul quale prova a intervenire Branca. Si fa un baffo dell'intervento avversario Alilković e trova spazio per realizzare il secondo gol della sua partita, il quarto di squadra per la Raimond che doppia Cassano Magnago. Vantaggio che viene dimezzato dal gol di Gabriele Saitta. 4-3. Kerin, Bronzo, Brzic. Scambia con Mijatović. Kerin, Brzic, sale a Lilković. Mijatović. Kerin, finta al tiro. Pallone ancora per Mijatović, bell'attacco di Sassari ma manca precisione nel tiro dai 6 metri di Alilković. Ora Mazza, Savini, si libera di Alilković, non arriva l'aiuto della difesa, segna Jack Savini, 2 minuti per Alilković, Cassano Magnago pareggia la partita con un mini parziale di 2-0. Debutta la partita il pivot ex Trieste Enrico Aldini. Quattro pari dunque.
due gol per Bronzo e Alilkovic per la Raimond in casa Cassano Magnago, due di Savini, uno a testa per Mazza e Saita. Partita fin qui dal punteggio decisamente basso, con Sassari che nonostante i soli 22 gol messi a segno a Pressano viaggia a quasi 32 di media, più bassi i numeri offensivi di Cassano Magnago che ne segna quasi 28, ma quasi 30 in trasferta, dove curiosamente non ha ancora perso. Due vittorie e due pareggi, le tre sconfitte sono arrivate tutte al Palatacca, per la precisione contro Conversano, Pressano e Brixen. Numeri condizionati dal calendario che ha visto arrivare in terra lombarda squadre decisamente più blasonate. Cassano che invece in trasferta ha affrontato Romagna, Campus Italia, Siracusa e Bolzano, vincendo contro Bolzano e Romagna, pareggiando contro i giovani azzurri e contro il Team Network Albatro. Tanto c'era qualcosa da sistemare, la porta difesa da riva, si dovrebbe tornare a giocare fra pochissimo, questa almeno è la speranza di chi vi parla. Si aspetta il fischio di passo di Rinaldi che arriva in questo momento, si torna a giocare al Pala Santoro, quasi 11 giocati nel primo tempo. Mijatović, Brzić, Kerin, Bronzo, Kerin, Brzić, servito Mijatović, si torna centralmente da Brzić, si muove Aldini, si riallarga Nardin, Kerin, Bronzo, Brzić, Mijatović, sotto passivo l'attacco della Raimond, si alza Leo Kerin, terza giocatura della Raimond a bersaglio, poi la ingenuità clamorosa di Dorio che regala palla a Umberto Bronzo, due gol in un battito di ciglia per la Raimond. Ingenuità clamorosa qui di Mattia Dorio, in poco più di un battito di ciglia Sassari è di nuovo avanti di due. Scambiano Savini e Mazza, qua buca l'anticipo Bronzo, colpisce sul volto Savini, si scusa immediatamente Umberto Bronzo che per primo si è reso conto del colpo inferto a Savini. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara. Due minuti per Umberto Bronzo che dunque osserverà dalla panchina i prossimi due minuti di partita, con Cassano che ha dunque l'occasione per sfruttare la superiorità numerica. Tanto si prepara a entrare anche Rodolfo De Oliveira. Mazza, Savini per Salvati, un'occhiata a Branca, Salvati scarica per Savini, poi si butta sui 6 metri, arriva la palla persa da Cassano, non troppo convinto della bontà della decisione arbitrale Federico Mazza. Cassano che dunque non sfrutta nel migliore dei modi la superiorità numerica, e allora Sassari anche con un po' di mestiere a gestire, per quanto consentito dal regolamento, i ritmi dell'attacco per far passare più tempo possibile. Aldini, Brzić, Nardin, Brzić, Mijatović, la finta, mette palla per terra, rischia di perderla Mijatović, intervento irregolare ai suoi danni di Ivan Salvati. Brzić, eccolo di Oliveira, il palleggio di Kerin. Brzić prova con lo scavalcamento, poi forza il tiro, non una grande idea quella di Brzić. Dall'altra parte è scappato Gabriele Saita, ha segnato Gabriele Saita, meno uno Cassano.
De Oliveira, Kerin, Brzic, Mijatović, Nardin, Mijatović, Brzic, Aldini, Mijatović. Ora lui da centrale, l'incrocio favorisce il servizio per Kerin, lavora bene su di lui la coppia Dorio Mazza. Brzic, Mijatović, Kerin sul muro, angolo Raimond, ha cercato di far passare palla fra quattro braccia l'ex giocatore del Porto Sagunto. Tanto il commissario va a fermare la partita, c'è da notare un provvedimento disciplinare per la panchina lombarda. Continua a protestare Bellotti. Siamo quasi al giro di boa del primo tempo. 6 per Sassari, 5 per Cassano Magnago. Aldini da Brzic, ricezione non perfetta del giocatore ex Bolzano. Dentro il campo Nardin che la lascia lì per Kerin, che fa lo stesso con Mijatović. Si muove Nardin, taglio sui 6 metri in posizione di doppio pivot per l'ala nata Oriago. Il Sassari ritrova 2 gol di vantaggio. Savini, Salvati, Mazza, Savini, Dorio, Mazza torna dal suo numero 43, parte da lontano Savini, si muove Dorio, Mazza rallentato da De Oliveira che usufruisce dell'aiuto di Kerin. 9 metri Cassano, metà primo tempo è andata via. Salvati, Savini, Saita, Savini, Mazza con spazio per il tiro, arriva il muro di Aldini, raccoglie Dorio, anche un po' di fortuna ora nell'attacco di Cassano. Sassari che aveva lavorato bene in difesa, palla che in maniera anche un po' casuale è terminata tra le mani del pivot classe 1998. Compagini nuovamente a strettissimo contatto. Kerin, Brzic, Kerin, Mijatović, Savini alla caccia dello sfondo, buca l'anticipo, la difesa di Cassano ne approfitta immediatamente Sergio Mijatović. Quando c'è qualche piccolo problema fisico per Savini, ma c'è anche una macchia di sudore da asciugare, questo per preservare l'incolumità dei contendenti sul terreno di gioco. Continua questo elastico tra le squadre con il vantaggio di Sassari che passa da 1 a 2 reti e viceversa da un po'. Tanto direttamente Mazza che si occupa di asciugare il Taraflex del Palasantoru. Si riparte dalle mani di Dorio. Mazza, Branca, palla di ritorno per l'85, Savini per Salvati. Mazza, Savini, Mazza per Salvati, offre una linea di passaggio Dorio, Mazza non riesce ad esplorarla, esce forte Kerin. Savini scambia con Mazza, esce Mijatović, ribaltamento in ala molto ben fatto per Saita che diventa il miglior marcatore della partita al pari di bronzo a quota 3. Prova a replicare Mijatović ma c'è solo potenza nel tiro del giocatore nato in Bosnia. O meglio che in Bosnia
ha vinto due scudetti e altrettante coppe nazionali con la maglia del Boraz. Mazza, Savini per Salvati e viceversa. Dorio si muove tra seconda e terza, tra Mijatovic e Aldini. Mazza il palleggio dell'85, Savini, Salvati non guarda neanche la porta. Poi il servizio per Saita, si ritrova palla tra le mani, Salvati ha parato Spanu, ha raccolto Burzic che ha guadagnato la metà campo offensiva servendo Mijatovic che cerca Nardin con una linea di passaggio facilmente intuita da Saita che recupera palla per i suoi. Savini servito da Riva. Branca, Mazza, Savini, ancora il numero 85, la finta e De Pista che disorienta la difesa sassarese, torna a far gol Federico Mazza, sono due con quello appena realizzato, 64 in campionato. Lavora in maniera illegale con il corpo Aldini. Cassano Magnago che ha appena pareggiato e ora può mettere la testa avanti. Salvati, Savini, Mazza, scambiano centrale e terzini della squadra guidata da Bellotti. Savini da lontano, il palleggio del 91, Spanu con l'aiuto del palo. Kerin, Burzic, fuori Kerin, torna Bronzo, De Oliveira, Burzic, Mijatovic, Bronzo, taglio sui 6 metri, Mijatovic per De Oliveira, Burzic dà un'occhiata a Bronzo, non riesce a servirlo, poi il palleggio di De Oliveira che cerca Aldini. Intervento arbitrale che punisce la difesa di Cassano. Aldini dai 9 per Burzic, da Mijatovic si torna dal centrale De Oliveira. Rischia i passi Burzic, il palleggio di De Oliveira. Lavora per lui Aldini, ancora De Oliveira per Mijatovic, la finta, si libera di Savini, tira sul primo palo là dove è ben appostato Niccolò Giulio Riva. Mazza può provare a puntare Bronzo, poi scambia con Savini, allarga per Branca. 10 minuti finali del primo tempo iniziati da altrettanti secondi. Savini, Mazza, Salvati. Savini cerca la palla schiacciata a terra in ala per Branca, ha capito tutto Burzic che devia. Mazza, Savini si riallarga sulla sinistra, Branca prova a infilarsi, Salvati, Mijatovic ad abbracciarlo illegalmente, sotto passivo l'attacco di Cassano, Savini deve tirare, bella palla per Dorio, bell'attacco di Cassano al limite del passivo, grande giocata di Savini, poi il lob dolce di Dorio. Cassano è avanti con il secondo gol del suo pivot. Mijatovic torna a Lilkovic, tocca palla e la scarica su Burzic. De Oliveira, Mijatovic, De Oliveira, Burzic, Mijatovic, si fa vedere Nardin, servito Burzic, alza per Bronzo, grande giocata da una parte, grande giocata dall'altra. Adorio risponde Umberto Bronzo. E siamo 9 pari. Savini, Salvati. Si muove in panchina per Cassano, Simone Labruna. Savini, Mazza,
Mette palla per terra il terzino di Cassano, poi Savini rallentato da De Oliveira, tira, Salvati, segna Salvati, quinto giocatore di Cassano a bersaglio in questo primo pomeriggio. Brzic, De Oliveira, Bronzo, Brzic, De Oliveira, Mijatović, De Oliveira per Brzic, si fa vedere a Lilković, Mijatović per De Oliveira, Brzic con un paio di finte, poi prova a sorprendere Riva che è lì ad aspettarlo, palla recuperata da Cassano, c'è spazio per il tiro di Saita, l'ostacolo di Nardin è regolare, opportunità sciupata qui da Cassano Magnago, corre Mijatović nella altra metà campo, termina a terra, ci sono sicuramente 2 minuti per Saita, coppia di azioni, una offensiva, una difensiva dell'ala destra di Cassano, non granché, prima il gol sbagliato da una parte, poi l'intervento irregolare su Mijatović e i prossimi 120 secondi da osservare dalla panchina. Umberto Bronzo con la più ghiotta delle opportunità per pareggiare a quota 10. 4 gol fin qui per Bronzo quest'oggi, che è salito a quota 52 in campionato. Lui che è il miglior realizzatore della Raimond nella nostra Serie A Gold. Tanto viene annotato dal tavolo il provvedimento disciplinare. Bronzo dai 7 metri a gonfiare la rete. Sono 5 per l'ex giocatore di Siena. Pari 10, ultimi 6:50 da giocare. Chiaramente nel primo tempo Salvati. Ora è passato alla destra Branca, è entrato Visentin sull'ala mancina. Mazza, Savini, eccolo Visentin. Palla un po' bassa per Salvati, che è del passivo passino, scusandoci per il gioco di parole. Savini fermato da Bronzo. 2 minuti per l'intervento di De Oliveira, lontano dalla palla su Dorio. Partita che resta estremamente equilibrata. Savini, Mazza, Salvati, scarica su Mazza e poi si piazza sui 6 metri, sigilla Brzic e incastra la palla sotto l'incrocio dei pali, sfrutta immediatamente la superiorità numerica Cassano Magnago per trovare il gol del vantaggio. Brzic, Kerin, Brzic, Mijatović, Brzic, Kerin, Alilković, Kerin, centralmente Mijatović, chiama palla Brzic, Mijatović per Kerin, dietro la schiena per Bronzo, altra rete di Bronzo, Sassari attacca bene, ennesima parità del pomeriggio ed ennesima chiazza di sudore da asciugare. 24 minuti 37 secondi sono andati via nel primo tempo, 6 gol per Bronzo, 2 di Alilković, 1 a testa per Nardin, Kerin e Mijatović per Sassari. Dalle parti di Cassano meglio distribuite le reti, con le 3 di Saita, 2 a testa invece per Salvati, Dorio, Mazza e Savini. Savini, Mazza, Salvati, Sassari che difende con l'uomo in meno, Mazza, Savini allarga per Branca,
si infuria Passino in panchina, si iscrive a referto Filippo Branca, ma bersaglio la classe 1998. Ancora nessun time out chiamato dai due tecnici nel primo tempo che ormai volge al termine. Brzic scambia un paio di volte con Mijatovic, la tocca ora Kerin. Bronzo, palla un po' bassa ma controllata comunque da Mijatovic. Brzic, Kerin, Mijatovic finta al taglio dietro la schiena della difesa, poi sceglie Brzic che beffa Riva. Bersaglio trovato da Bruno Brzic. Primo gol anche per lui. È tornato Saitta. Si è riaccomodato in panca Branca. È rimasto Visentin all'ala sinistra. Salvati. Savini. Saltato Aldini. Savini che aveva comunque trovato modo di battere Spanu nonostante l'intervento di Aldini. Pallone chiaramente ancora tra le mani dei ragazzi di Matteo Bellotti. Si gioca Dorio. Salvati per Savini. È entrato la Bruna. Eccolo ricevere il pallone dal suo centrale. Salvati, un'occhiata alla porta. Ecco la Bruna in 9. Attacca Salvati. Gli mette le mani addosso Aldini. Savini deve tirare Cassano, è alto il braccio degli arbitri, ci pensa la Bruna ed è un bel pensarci. Segna Simone la Bruna, un gol di vantaggio nuovamente per Cassano Magnago. L'esultanza di la Bruna, passeggia col cartoncino del time out in mano Bellotti. Brzic, Alilković, Kerin, Mijatovic, parte da lontano il numero 44, Kerin fermato da Salvati. Alilković dai 9, ora Brzic, il palleggio di Mijatovic che deve tornare dal centrale nativo di Zadar. Ora è Sassari ad avere l'attacco sotto passivo, attacco risolto dalla rete di Mijatovic e si continua sui binari dell'equilibrio. Visentin, la Bruna, Savini, ha ricevuto da Salvati, ora la Bruna. Eccolo il primo time out della partita, lo chiama Matteo Bellotti con i suoi in parità al Pala Santoro contro la Raimond. 2 minuti e 3 secondi da giocare nel primo tempo, time out in campo, piccola pausa anche per noi. Sei gol di Bronzo da una parte, 3 di Saitta dall'altra, questi migliori marcatori per squadra di questo Raimond Sassa di Cassano Magnago. 27-57 giocati nel primo tempo, 13 pari il risultato quando passe di Rinaldi autorizzano la ripresa del gioco che riparte dalle mani di Dorio. La Bruna per Salvati, Savini.
Ora c'è la Bruna da centrale, viene dentro il campo Savini, il blitz di Bronzo che non riesce a tenere il pallone in gioco e rischia anche di farsi male, terminando nella via che porta agli spogliatoi. Grosso rischio quello preso da Bronzo, che quasi recuperava palla e quasi si faceva male. Savini, Salvati, la Bruna, Aldini è lì basso sulle gambe che lo aspetta. Salvati, Savini, la Bruna si alza il braccio degli arbitri. Savini dopo il palleggio, servizio per Visentin. Non c'è panico nell'attacco di Bellotti, a bersaglio anche Giacomo Visentin. 13 per chi attacca, 14 per chi difende. Burzic, Bronzo, Burzic, il servizio per Burzic che riceve sui 6 metri, è rimasto a terra Savini. ...50 secondi al termine del primo tempo, è ancora a terra il numero 91 di Cassano Magnago. Interviene lo staff sanitario. Certo che sarebbe una brutta perdita per la partita, innanzitutto per Cassano Magnago, ancora di più. Sembra parecchio dolorante Giacomo Savini, 2 gol per lui quest'oggi, che con le reti realizzate fin qui è salito a quota 50 facendo conto tondo in campionato. Anche noi a prenderci una piccola pausa giusto per capire quali siano le condizioni di Savini, che viene accompagnato, ci auguriamo, temporaneamente fuori dal terreno di gioco. Il passo non è sicuramente tra i più incoraggianti, sicuramente ne sapremo di più dopo l'intervallo. Pronto a entrare Bassanese, altro giovane a disposizione di Bellotti. Ricordiamo che oltre Monciardini è un classe 95, tutti gli altri effettivi della squadra lombarda sono nati nel 1998 o dopo. Salvati, Saita, Cassano Magnago a organizzare quello che è verosimilmente il suo ultimo attacco del primo tempo. La Bruna, Salvati, Mazza, spazio per Salvati, palo, schiena di Spanu e Cassano Magnago segna ancora, salendo a quota 15. Era 20 secondi per chiudere il primo tempo in parità. Passino ci vuole vedere più chiaro, chiama il time out dando anche a noi l'opportunità di fermarci un attimo.
17 secondi alla sirena di fine primo tempo al Palasantoru. Brzic per Kerin, linea di passaggio sporcata da Mazza, arbitri che non fermano il cronometro, deve tirare Kerin, lo fa, potente ma centrale, suona ora la sirena al Palasantoru, finisce il primo tempo, Sassari 14, Cassano Magnago 15. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare un po', ci risentiamo fra una decina di minuti circa per la diretta del secondo tempo da Sassari.
Amici di Eleven Sports, bentornati al Pala Santoro di Sassari. È iniziato in questo momento il secondo tempo di Raimond Cassano Magnago, decima giornata della Serie A Gold, primi 30 minuti andati in archivio con la squadra di Bellotti avanti per 15-14 dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nel quale la Raimond ha avuto anche un massimo vantaggio di più 2. La buona notizia per Cassano e per la partita è che è rientrato Savini, che era uscito dolorante dopo un colpo subito nel primo tempo. Nella parte finale della prima frazione, Savini, che però ha iniziato non nel migliore dei modi, andando a sfondare contro un avversario, regalando la prima opportunità in attacco del secondo tempo a Sassari. Savini, che le cui condizioni continuiamo a monitorare, che pare sofferente, ma ancora sul terreno di gioco. Burzic per Mijatović, dai 10 metri Burzic la lascia lì per Kerin. Arriva il primo gol della ripresa per la Raimond, gol che vale la parità, non la prima e verosimilmente non l'ultima della gara. Savini a dialogare con Salvati. Eccolo Savini, servito Mazza ai 9 metri, mette palla per terra a Savini, arginato da Bronzo, palla di ritorno per il 91, fermato dalla miglior realizzatore della Raimond in campionato nella partita. 6 gol nei primi 30 minuti di partita, che sommati ai 48 precedentemente realizzati fa 54. Prima interruzione per l'intervento dello spazzolone dopo 1 minuto e 44. Fischiano gli arbitri, che lo ricordiamo sono i signori Alex Passedi e Stefano Rinaldi. Attacca Cassano con Mazza. Savini, Mazza si alza, ha parato San Paolo, ha raccolto Burzic, può correre Mijatović, pescato a Lilković sui 6 metri, corre Sassari, e quando riesce a correre è decisamente una buona notizia per Passino. Ripresa che si apre con un parziale di 2-0 che consente a Sassari di rimettere la testa avanti. Savini, Salvati, si muove Dorio, interviene il direttore di gara, il fallo è di Lilković, che va a chiedere udienza a Passeri. Si è ripartiti dai 9. Salvati, Savini, Mazza, palleggio del numero 85, finora ben arginato dalla difesa di Sassari, solo 2 le reti fin qui realizzate da Mazza. Salvati prova a depistare Mijatović, il ribaltamento in ala per il tiro di Visentin, che trova la parte superiore della traversa della porta difesa in questo avvio di secondo tempo da San Paolo. Nardin, Mijatović, Burzic, Kerin, Bronzo, ora Salvati quasi faccia a faccia con Burzic, che è costretto ad arretrare all'altezza della linea mediana per lavorare con calma e serenità questo pallone. Nardin, eccolo Burzic, si muove Mijatović, il servizio è per lui, arriva il fallo di Mazza, 2 minuti. Mijatović, che aveva comunque trovato la via del gol, ma è arrivato prima l'intervento arbitrale a concedere il 7 metri alla Raimond, con Bronzo che può allargare il parziale di Sassari. Duello individuale con l'estremo difensore di Cassano, Riva, vinto dal numero 11 di casa. 3-0 di parziale, 7° gol di Bronzo. Savini, pallone passato per le mani di Labruna, ora Salvati, il taglio sui 6 metri in posizione di doppio pivot di Saita, il palleggio di Savini, ora Salvati per Labruna. Savini, forte Mijatović, si va
da Saita, bacino al palo e palla in rete. Interrompe la carestia offensiva di 4 minuti Cassano Magnago con il gol di Gabriele Saita. Si può giocare. Nardin la lascia lì per Mijatović. Brzić, Kerin, Brzić. Scambiano 8:33. Mijatović per Brzić, chiama palla Lilković, scelto Mijatović. Battuto Riva sul primo palo. Attacca con l'extra player Cassano, prendendosi il rischio di lasciare la porta vuota per attaccare in parità numerica. Chiaramente per quello che concerne i giocatori di movimento, salvati la Bruna, salvati Savini, ancora la Bruna. Savini prova a disorientare Mijatović, torna dalla Bruna, salvati, esce forte Kerin. Dorio dai 9, rientra Riva perché è alto il braccio degli arbitri, salvati, fermato da Mijatović. Savini deve tirare il 91, conclusione forzata, intervento tutto sommato facile di San Paolo. Va Brzić con una palla immaginifica sporcata da Savini, ha recuperato palla Cassano Magnago, la Bruna va a coinvolgere Saita. Intervengono i direttori di gara, difesa in area se non abbiamo mal interpretato la segnalazione arbitrale di Mijatović, motivo per cui il gioco ripartirà dai 7 metri da dove Mazza proverà a trovare il terzo gol di giornata nel duello con San Paolo. Segna Mazza e Cassano è ancora lì. Cassano che, come ricordato nel primo tempo, vuole preservare l'imbattibilità esterna, due vittorie e due pareggi lontano dal palattacca per una squadra che ha equamente diviso vittorie, pareggi e sconfitte nelle 9 gare fin qui disputate. Nel prossimo turno Cassano ospiterà l'Alperia Merano per poi chiudere il proprio girone d'andata a Fondi prima e in casa contro Rubiera poi. Questi gli ultimi impegni della prima metà di regular season per la squadra di Bellotti, mentre per Sassari sabato la trasferta di Bolzano, poi Brixen su questo terreno di gioco e Fasano. Finale di girone d'andata che dirà tanto delle ambizioni sassaresi. Brzić, Mijatović, travolgere tutto e tutti e andare ancora una volta a bersaglio. Savini sta prendendo una quantità di botte difficilmente quantificabile. È ancora lì che lotta con i suoi compagni, salvati. Saita, 19-17, 7-12 nella ripresa. Mazza, Savini, salvati, riceve Saita, poi Mazza, serie di incroci, ricezione ora per Savini, salvati. Savini prova a recuperare Bronzo, lo fa irregolarmente. Mazza, Savini, cercato in ala per il tiro sul palo Bassanese. Nardine Mijatović a terra. Sassari che guadagna al piccolo trotto la metà campo offensiva. Brzić,
scambia con Kerin. Mijatović batte le mani la panchina di Cassano. Kerin ai 10, Mijatović, deviazione del muro, Alilković si accontenta della rimessa al lato. Rimessa che batte proprio il 15, Mijatović, Brzić, si riallarga Nardin, Mijatović per Kerin, Brzić si dimentica il pallone. Savini può correre mazza, Bronzo però è lì che lo aspetta, Savini per Salvati, abbracciato da Lilković. Mazza, Savini, Salvati e viceversa. Sale Dorio, Mazza, Salvati, Savini, gli fa spazio Dorio. Pallone per Salvati che non ha l'abbrivio per il tiro, allora è costretto ad arretrare. Mazza dà un'occhiata a Dorio, decide di mettersi in proprio. Ancora un intervento arbitrale contro la difesa della squadra sarda. Cronometro che si ferma nuovamente, 9 minuti e 32 sono andati via in questo secondo tempo. 5-2 il parziale di questo quasi terzo di ripresa che si è giocato fino a questo momento. Raimond che è uscita decisamente bene dagli spogliatoi e ritrova quel più 2 che già in più circostanze aveva costruito nel primo tempo. Dorio per Mazza, Savini, Salvati. Parte da lontano Mazza, bella palla schiacciata a terra per Bassanese che in un déjà vu di quanto accaduto poc'anzi colpisce nuovamente il palo. Due chiacchiere tra Brzić e Alilković. Kerin, Brzić, Mijatović, Brzić, Kerin, Alilković, Mijatović, Kerin ai 10 metri, prova a fermarlo Dorio ma c'è troppo spazio per Leo Kerin. Terzo per lui, 20° di squadra per la Raimond. Massimo vantaggio che costringe, o meglio consiglia, il time out a Matteo Bellotti. Sassari 20, Cassano Magnago 17, 10 e 24 giocati nella ripresa. Time out in campo, piccola pausa anche per noi. Un parziale di 6-2 in poco più di 10 minuti di secondo tempo ha consentito alla Raimond di trovare il massimo vantaggio sul 20-17. Noi torniamo in diretta dal Pala Santoro per raccontarvi l'uscita dal time out della squadra allenata da Matteo Bellotti. Mazza, Salvati, Savini, il palleggio di Mazza che la lascia lì per Bassanese, sfondo, l'esultanza di Bronzo. Alilković, Brzić, Mijatović, prova a cavalcare il momento positivo alla Raimond. Kerin, Brzić, Mijatović, scambiano 33-43, ora Kerin, partecipa anche Alilković.
Mijatovic, Brzić, Savini non riesce ad anticiparlo, taglio dietro la schiena dell'avversario, nella fattispecie di salvati di Mijatovic. 2 minuti per Mazza, il gol di Mijatovic, con Mazza che poi va a muso duro proprio contro l'autore dell'ultimo gol della Raimond. Poker di reti di vantaggio ora. 5 gol per Sergio Mijatovic, già visto in Spagna con Puente Genil e Via de Aranda. Nelle ultime 2 stagioni, prima dell'arrivo in Sardegna, si è laureato campione di Finlandia con la maglia del Cox. Continua il momento complicato per Cassano, che ha segnato solo 2 gol in quasi 12 minuti. Dopo i 15 messi a segno nei primi 30 di partita. La Bruna, Bassanese, Savini, Salvati. Palleggio del 43 che poi si accentra, la volante che premia la ricezione di Saita. Torna a far gol Cassano, che prova a rimanere attaccata alla partita, una partita che rischia di sfuggire di mano, o meglio ha rischiato di sfuggire di mano ai lombardi. Mijatovic, Brzić, Kerin schiaccia a terra per Bronzo, che non ha spazio per il tiro. Kerin, Brzić, ribalta in ala, bene per Nandin, si gonfia la rete della porta, difesa da riva, anzi da Monciardini, che aveva temporaneamente preso il posto del numero 93. ...22-18... fase decisiva o quasi della partita. La Bruna, Savini, un'occhiata a Dorio, servito Salvati, palla un po' bassa per la Bruna, intervengono i direttori di gara, nella fattispecie Passeri a pescare in fallo Kerin. Da rettificare la posizione dalla quale deve riprendere la partita Dorio, da Savini, la Bruna prova a sfidare Bronzo, ottima prestazione anche difensiva per Bronzo. Arriva il fallo verosimilmente di Alilković. Salvati, un paio di palleggi, poi Savini col sottomano senza però trovare la porta. San Paolo, Brzić, Alilković, Mijatovic, Brzić, è rientrato e ha ricevuto De Oliveira. Chiama a una maggiore aggressività la sua difesa Bellotti. Mijatovic, De Oliveira, Mijatovic, Savini a trovare lo sfondamento del 44. Savini che poi un po' con le cattive vuole riprendere la partita in maniera rapida. Mijatovic a stendere Savini. 2 minuti per il 44. Era un po' che si beccavano Savini e Mijatovic. Questo duello, se così possiamo chiamarlo, è stato vinto dal giocatore di Cassano. Prossimi 120 secondi da osservare dalla panchina per Sergio Mijatovic, secondo miglior realizzatore della partita con 5 reti al pari di Saita. Più di loro hanno segnato, ha segnato solo Umberto Bronzo. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto di partita.
Ricordiamo che la gara che vi stiamo raccontando dal Pala Santoro apre la 10ª giornata della Serie A Gold, che si completa con le partite che vedranno impegnate Brixen Bolzano, Fasano Conversano, Merano Pressano, Romagna Campus Italia, Fondi Siracusa e Rubiera Carpi. Si gioca Mazza, Dorio, Mazza per Savini, palla di ritorno per l'85, blocco di Dorio ai limiti della regolarità. C'è il gol di Mazza, c'è un 2 minuti per Bronzo, si infuria la panchina della Raimond. Noi ad annotare il quarto gol di Federico Mazza. Cassano che prova a riprendersi un minimo l'inerzia della partita con Bronzo e Mijatović fuori. Cassano ha una ghiottissima opportunità di provare a ricucire lo strappo, provare a ridurre la distanza tra le due squadre. Ora nell'ordine delle tre lunghezze, 22-19 il risultato quando mancano 15 minuti e mezzo mal contati alla sirena finale. A sistemare qualcosa al tavolo. Nel frattempo Passino continua a parlare con uno dei due direttori di gara. Ci vuole anche il lavoro del commissario per ristabilire un minimo d'ordine. Si può finalmente tornare a giocare. Sassari che deve far passare il tempo a Lilković. Nardin a terra, Kerin. Nardin, i palleggi del numero 5 circondato da maglie bianca amaranto. Kerin per Burzic che riesce a ritagliarsi comunque lo spazio per il tiro. Vanno a consultarsi i direttori di gara, l'impressione è che Passeri e Rinaldi stiano un po' perdendo il polso della situazione. Invasione di Burzic. Cassano a guadagnare la metà campo offensiva e a sfruttare la molteplice superiorità numerica. Savini, tanto spazio come logico che sia per Bassanese. A bersaglio il numero 30. Siamo 22-20. E 34 sul cronometro del primo tempo, gara che si ferma con Sassari avanti di 2. E allora ci prendiamo una piccola pausa per mettere un po' d'ordine anche noi.
Si torna a giocare al Pala Santoru. Kerin Alilkovic. Kerin, si muove Nardin. Kerin prova a mettersi in proprio, lo ferma Savini. Nardin, Alilkovic. Kerin deve forzare il tiro, il muro di Savini, angolo Raimond che guadagna secondi preziosi. Si alza Alilkovic, di nuovo il muro, di nuovo angolo, stavolta dall'altra parte. Torna Brzić. Continua a correre il cronometro, Brzić con mestiere a chiedere distanza, a perdere un po' di tempo. Fischio contro l'attacco, Kerin rischia tirando dopo il fischio arbitrale, viene graziato dai direttori di gara. Ristabilita la parità numerica, è tornato anche Sergio Mijatovic. Mazza, Savini, Salvati, Mazza, Savini, ancora Salvati, un'occhiata a Dorio, Mazza per Savini, a terra Alilkovic, si alza Mazza che allarga sull'ala destra per la conclusione vincente di Gabriele Saitta. Meno uno Cassano. Brzić, torna De Oliveira, si accomoda in panchina Kerin. Mijatovic, De Oliveira, Alilkovic, Mijatovic, Brzić. Un'occhiata da Alilkovic, Mijatovic ai 10, si allaccia ancora una volta con Savini. De Oliveira, palleggio dell'ex giocatore dell'Angers, poi Mijatovic, prima l'intervento degli arbitri. ...12 minuti incandescenti a separare le squadre dal definitivo rientro negli spogliatoi. De Oliveira per Brzić, la chiusura di Saitta, palla che torna un po' fortunosamente tra le mani del numero 33 rossoblu. Mijatovic traversa, palla che non entra, raccoglie Mijatovic e segna Mijatovic, esulta il numero 44 della Raimond, sesto pesantissimo gol della sua partita. E nuovo più due per la squadra di Passino. Savini, Salvati. Mazza, Savini, Salvati, Dorio, Salvati, Mazza, parte da lontano, circumnaviga anche l'arbitro Savini che schiaccia a terra per Dorio e trattiene illegalmente un avversario, palla recuperata da Sassari, sanguinosa, persa per Cassano Magnago. Brzić, torna De Oliveira per l'azione offensiva. Sassari attacca con pazienza, perso Alilkovic, depistato Dorio. Si addormenta la difesa di Cassano, Alilkovic la punisce immediatamente. Savini, Salvati, Saitta. Palla che gira, ancora ben distante dai 9 metri. Savini, Mazza. Dentro il campo il numero 85, il palleggio di Savini che sfida bronzo. Kerin duro su Mazza, che rimane a terra. Estremamente dolorante, così pare Mazza. Intenso Kerin, per usare un eufemismo. 19-49. Andiamo a capire cosa decideranno gli arbitri. Mazza è ancora a terra, rosso per Kerin e blu. Termina in anticipo
la partita di Leo Kerin, che la prende tutt'altro che bene. Mazza è ancora a terra, l'avevamo detto da un po', l'impressione era che Passeri e Rinaldi stessero un po' perdendo il polso della partita. Noi ad approfittare della pausa mentre auguriamo a Mazza una pronta ripresa. Vi ricordiamo quelli che sono stati i marcatori della gara fin qui per Sassari: 7 di bronzo, 6 di Mijatović, 4 di Alilković, 3 di Kerin, 2 di Nardin e Brzić. Per Cassano Magnago 6 di Saita, 4 di Mazza, 3 di Salvati, 2 di Savini e Dorio, 1 a testa per La Bruna, Branca, Bassanese e Visentin. Tanto Mazza guadagna la panchina. Si protrae ulteriormente la pausa. Kerin guadagna la sua nuova posizione, non sul terreno di gioco. L'auspicio è quello che si riprenda al più presto. Mancano 10 minuti e 11 secondi. Sassari 24, Cassano Magnago 21. Dovremmo esserci quasi. Arriva il ghiaccio anche in panchina per Cassano, ghiaccio che è per Mazza, colpito da Kerin con l'intervento che ha originato il rosso e il blu per il numero 8 di Sassari. Vediamo quali saranno gli sviluppi della gara dopo questo episodio. Savini, spazio per Salvati che pizzica l'incrocio del primo palo. 4 per Salvati, 12 in campionato, 24-22. Bellotti ci crede, Mijatović, Brzić, Alilković, Brzić, De Oliveira, Mijatović, Brzić, ancora per il numero 9, si accentra e riceve Nardin, si alza Mijatović, De Oliveira, Brzić, gli fa spazio a Lilković, segna Bruno Brzić, altro giocatore di Cassano a terra. Partita che sta per rischiare di essere definita infinita. È rimasto a terra Dorio, arbitri che non hanno ravvisato irregolarità alcuna. Sassari che ritrova un tris di gol di vantaggio. Tanto Mazza è fuori col ghiaccio sul volto. È Salvati ad asciugare il parquet. Sassari che con una vittoria salirebbe a quota 15, trovando la settima affermazione piena del suo campionato, la quinta in 5 gare disputate su questo terreno di gioco. E qualora dovesse permanere fino al 60esimo, il vantaggio
sassarese. Cassano Magnago andrebbe incontro alla prima sconfitta esterna in queste prime 10 giornate di Serie A Gold. Savini, la Bruna, Savini, Salvati, il palleggio del centrale di Cassano, allarga il piede San Paolo, para il portiere di Sassari, ma prima il fallo su Savini. Nel pomeriggio la capolista Brixen alla caccia della nona vittoria, unica squadra a punteggio pieno. A Bressanone arriverà Bolzano. Il big match di giornata è sicuramente il derby pugliese, che vedrà impegnate Fasano e Conversano, squadre separate da due punti e che entrambe devono ancora recuperare una partita, così come Bressano, Brixen, Rubiera e Romagna. La Bruna, Salvati, Savini, Salvati, la Bruna, alto il braccio degli arbitri, deve affrettare il tiro Cassano, cercato Bassanese, Savini, il palleggio del centrale che piega la mano di San Paolo, gol pesante, quello appena realizzato da Savini. 25-23, Cassano sta in partita. Mijatović, Nardin, Brzić, De Oliveira, Brzić, Mijatović, è tornato Bronzo, Brzić, Alilković si sposta tra secondo e terzo, ora tra la Bruna e Dorio, forza Bronzo senza trovare la porta. In campo per Cassano tra i pali c'è il 2003 Albanini, palla persa da Cassano sanguinosa, avanza in palleggio Brzić che dà un'occhiata da Lilković, Mijatović col cambio di direzione, poi Brzić a gestire i tempi dell'attacco rosso-blu, 7:30 al termine. De Oliveira, Mijatović, Brzić, De Oliveira, sale, riceve e scarica Lilković, De Oliveira, Mijatović, De Oliveira si alza dai 10 metri, sta in area una vita, al muro di Dorio, poi Mijatović a impedire la risalita del campo rapida a Cassano, Salvati a far ripartire la gara, Savini, Albanini, Savini, Salvati. La Bruna, Savini, Salvati, Cassano con la palla in mano per riportarsi sul meno uno, la Bruna, Salvati, il palleggio di Savini, poi la Bruna, si aprono le maglie difensive di Sassari, la Bruna non ne approfitta, Brzić, De Oliveira, Brzić dai 6 metri, trova una linea di penetrazione centrale, Brzić gioca a due con De Oliveira. Quarto gol di Brzić, 3 di vantaggio per Sassari. Alilković con le mani addosso a Savini. La Bruna, Savini, Salvati, Dorio, Salvati, la Bruna, Savini, arginato da De Oliveira, Salvati, fermato da Lilković e fa valere tutti i suoi centimetri e tutti i suoi chili nel duello con il numero 43 in maglia bianco amaranto. Savini giù, si gioca, Salvati, fischio contro l'attacco, Cassano sta perdendo un po' di raziocinio, un po' di lucidità, due palle perse di fila che possono costare carissimo visto il margine di 3 reti che separa le due squadre e visto che il cronometro è sempre più alleato della squadra con la palla in mano, è sempre più nemico di Cassano. De Oliveira, Brzić se la palleggiano, 9:33, si fa vedere Mijatović anticipato da Savini, un quarto di campo per De Oliveira che mette palla per terra, serve Brzić,
che torna vicino da De Oliveira, tira Mijatovic che spacca la porta, 27-23, settimo di Mijatovic, che rischia di mandare in ghiaccio la partita. E di difforme opinione chiaramente Cassano, che attacca con la Bruna, forte bronzo su di lui, Savini lascia lì De Oliveira, fischio contro Dorio, altra palla persa per Cassano, è scappato dall'altra parte a Lilkovic, 28-23, la differenza tutta nelle tre palle perse di Cassano, punite dai tre gol consecutivi di Sassari, 4-36 al termine, 28 Sassari, 23 Cassano, timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Quattro minuti, 36 secondi a separare Raimond Sassari e Cassano Magnago dal definitivo rientro negli spogliatoi, 5 gol di vantaggio per la squadra rosso-blu di casa, che cavalca un parziale a memoria direi di 3-0 dopo tre palle perse da Cassano che hanno orientato quantomeno la partita. Sassari sempre più vicina alla quinta vittoria su questo terreno di gioco, Cassano sempre più vicina alla prima sconfitta, lontano dal palattacca. Savini, la Bruna, Salvati, Savini, Salvati, arbitri che fermano la partita, necessita l'ennesimo intervento dello spazzolone. Sette gol per Bronzo e Mijatovic, 5 di Alilkovic, 4 di Brzic, 3 di Kerin, 2 di Nardin per Sassari, in casa Cassano invece 6 di Saitta, 4 di Salvati, altrettanti di Mazza, 3 di Savini, 2 di Dorio, 1 per la Bruna, Branca, Bassanese e Visentin, questi giocatori entrati a referto quantomeno dal punto di vista delle reti realizzate. Cassano che butta via palla per Bronzo, è un gioco da ragazzi segnare a porta vuota e di fatto chiudere la partita. Punizione che inizia a diventare anche severa per Cassano, al parziale della ripresa è di 15-8 per il rosso-blu. La Bruna, Salvati, lo ferma Mijatovic e si accusa dell'irregolarità, 2 minuti per quello che è il secondo miglior realizzatore della partita, partita di fatto chiusa salvo clamorosi harakiri da parte dei sassaresi che dovrebbero subire 6 gol senza segnarne in 3 minuti e 35, qualcosa di molto vicino all'utopia. La Bruna, ora Bassanese da centrale con Bellotti che riconosce la sconfitta così come si fa nel basket e tira fuori dal campo Salvati e Savini, è andato a bersaglio Giacomo Visentin.
si allunga la difesa di Cassano, Berzic in palleggio, il time out di Passino per organizzare l'attacco dei suoi contro la nuova difesa di Cassano. 180 secondi tondi al termine, 5 gol di vantaggio per Sassari, time out in campo, piccola pausa, verosimilmente l'ultima anche per noi. Minuti al termine al Palasantoru, 29 Sassari, 24 Cassano Magnago. Si aspetta l'autorizzazione che arriva in questo momento dai fischietti di passo di Rinaldi. Aldini, De Oliveira, si alza il braccio degli arbitri, De Oliveira in palleggio, Aldini, De Oliveira, la finta su Dorio, la girella larga. Cassano prova a crederci. La Bruna, spazio tra le maglie difensive di Sassari, il gol di La Bruna, secondo e ventesimo in campionato per il 27 in maglia bianco amaranto. Bronzo, Burzic, fermato fallosamente. 4 gol di vantaggio da gestire in poco più di 2 minuti per la Raimond. Burzic, palla persa. La Bruna si libera di De Oliveira, la lascia lì per Dorio. Altro gol di Cassano, ha segnato Mattia Dorio, 29-26. Nardin, Aldini, Burzic, è rientrato Mijatovic, spazio per lui, la parata di Albanini a dare speranza a Cassano. La Bruna tira, la Bruna, San Paolo con la mano sinistra, parata che regala la vittoria a Sassari. Mijatovic, Burzic, De Oliveira, inizia ora l'ultimo minuto di partita. De Oliveira rischia la palla persa, poi va a beccarsi con Bassanese, Burzic, Aldini, Mijatovic, Burzic, si muove Aldini, sui 6 metri c'è anche Bronzo, Mijatovic, no look, grande palla di Mijatovic, Bronzo scarta il cioccolatino del compagno, si avvicina alla doppia cifra, Sassari fa 30 anche quest'oggi. ...25 secondi al termine, ultimo attacco della partita per Cassano Magnago, da stabilire solo il risultato finale. La Bruna, aggressivo De Oliveira fino alla fine, 10 secondi per l'ultimo tiro della gara. Ultimo tiro della gara che va a bersaglio. Suona la sirena. Ora al Palasantoru ha vinto Sassari contro Cassano Magnago, 30-27 il risultato finale in favore degli uomini allenati da Luigi Passino, che con questi 2 punti salgono a quota 15 in classifica e quantomeno preservano il terzo posto, trovando la quinta vittoria in 5 partite giocate su questo terreno di gioco. Per Cassano Magnago invece arriva la prima debacle esterna del campionato, squadra di Bellotti che rimane a quota 9
in classifica. Io ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa sfida dal Pala Santoro di Sassari. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Raimond 30, Cassano Magnago 27. Un saluto da Mauro Verau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.